Onorevole Tonelli. Presidente, il gruppo della Lega è stato più volte interpellato su questa decisione, quella di non proseguire in questo percorso. E tutto sommato le motivazioni sono abbastanza semplici e facili da enumerare. Però su una questione in premessa vorrei porre l'attenzione, ossia su alcune parole più volte, oserei dire offensive, che sono state rivolte al gruppo di cui faccio parte. Quasi come se fossimo dispensatori di bugie, propaganda, odio. Questo è insopportabile, perché coloro che si permettono di rivolgerci queste accuse sono proprio i peggio dispensatori di cattiveria, di intolleranza, di livore e animosità nei nostri riguardi. Tutti i giorni pubblichiamo fotografie nei quali Matteo Salvini viene appeso per i piedi o viene minacciato. Tutti i giorni veniamo additati come fascisti o come razzisti, e questi in un contesto dialettico democratico sono macigni, fasulli e figli di una disonestà intellettuale insopportabile. Detto questo, entro nel merito della nostra decisione. Nella precedente legislatura è stato compiuto un lavoro eccellente, votato all'unanimità, con un lavoro di circa 800 pagine, dal quale abbiamo preso spunto e sul quale stiamo lavorando, e abbiamo oggettivamente e fattivamente prodotto atti concreti. Non conosciamo ciò che avviene nelle periferie, e come se lo conosciamo? E come se lo conosciamo quello che avviene? Forse non lo conoscono a Capalbio, forse non lo conosce l'ambiente radical cicotonato dal loro benessere. Questi forse non lo conoscono, ma noi che siamo espressione dei territori e delle unità elementari della nostra società, noi ben sappiamo cosa accade nelle nostre periferie. E stiamo facendo, e come se stiamo facendo. Riteniamo che non abbia significato in questo momento frapporre, postporre un nuovo lavoro, ma dobbiamo prendere spunto da quello, e lo abbiamo fatto nel decreto sicurezza, lo abbiamo fatto nella legge di bilancio, quando concretamente ci siamo messi la mano sulla coscienza e soprattutto abbiamo cercato di eliminare gli errori fatti negli ultimi 8-9 anni, quando siamo stati all'opposizione e abbiamo passivamente subito quelli che sono stati scelti in fauste. Nel settore dell'immigrazione, nel settore delle forze dell'ordine decapitate delle loro risorse, abbiamo messo risorse per rimpinguare gli organici, abbiamo bloccato quello che è il flusso migratorio, abbiamo dato più poteri a quelle che sono le amministrazioni locali, abbiamo finanziato videosorveglianza, stiamo promuovendo la riforma della polizia municipale proprio per cercare di andare incontro a queste esigenze e concretamente risolvere il problema del degrado. Poi certamente sottoporremo questo lavoro a una verifica una volta che avremo compiuto l'opera, ma una cosa è certa: alla fine di questa legislatura qualsiasi grafico venga stilato in questa direzione, tranquillamente possiamo già, e i risultati li abbiamo già, certificare la positività della nostra azione, e che abbiamo soprattutto preso atto di quello che è stato fatto nella precedente legislatura. Solo per questo motivo la nostra non è retorica populista da campagna elettorale, e non abbiamo nessuna paura. L'unica paura che abbiamo è quella di non fare, e per questo stiamo facendo.